Proprio di recente, il grande cantante di Cellino San Marco si è reso protagonista di qualcosa di veramente emozionante che ha colpito tutti. Albano ha di sicuro uno dei più noti cantautori che si è distinto all'incirca verso la fine degli anni 60, e, da quel momento, non si è più arrestata. Anzi, il suo percorso artistico è veramente brillante e ha attraversato svariate decadi. Ma, d'altra parte, non c'ha da meravigliarsi, perché a diritti d'autore l'artista pugliese possiede delle doti vocali straordinarie che hanno saputo colpire e conquistare Gia dagli esordi. Nel corso degli anni, per di più, oltre ad aver ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, ha anche partecipato diverse volte a Festival di Sanremo. In ogni caso ha sempre portato dei brani interessanti e magistralmente interpretati, anche se, il primo posto lo ottenne soltanto nel 1984 grazie alla canzone intitolata Ci sarà e che ancora oggi ha certamente una pietra miliare della musica italiana. Il pezzo, inoltre, si tratta di un duetto che aveva portato sul prestigioso palco della Kermesse Ligure insieme con Romina Power, con la quale è stato per lungo tempo legato sia professionalmente che sentimentalmente. Purtroppo, per Acquadrato, anche con il dispiacere dei fans, la loro amatissima storia d'amore è terminata più o meno in seguito alla misteriosa scomparsa della primogenita di nome Ilenia. La suddetta, quindi, è stata protagonista di un fatto di cronaca di cui non si è mai riusciti a rispondere a degli interrogativi. Quella buona azione di Albano. Albano, comunque, oltre alla sua attività canora, in realtà, ha anche spesso presente nei programmi televisivi. Ultimamente, per esempio, l'abbiamo visto a Ballando con le Stelle, dove ha dimostrato di cavarsela piuttosto bene. Di recente, per Acquadrato, Carrisi ha compiuto anche un bel gesto che gli ammiratori non hanno potuto non riportare e che ha di certo colpito molto la persona coinvolta. La storia è stata raccontata da una donna che ha incontrato inaspettatamente il cantante. Si tratta, per la precisione, di Maria, una madre che ha dovuto fuggire da una città ucraina per mettersi in salvo dal conflitto che attualmente si sta svolgendo in quei luoghi. Trattino maggiore. Trattino maggiore. Con un autobus, dopo giorni di un estenuante viaggio, la signora, genitrice del piccolo Ivan, è arrivata a Cellino San Marco e proprio là ha avuto l'opportunità di trovarsi davanti a Albano. Una bellissima emozione, soprattutto perché a diritti d'autore il cantante ha accolto queste persone nella sua grande tenuta.